Buonasera, scopriamo i titoli di l'attualità. Un uomo di una quarantina d'anni assassinato davanti a un bar che rodeo di Agitadera di Guastiglia. A polizia giudiziaria di incaricata dell'inchiesta, saremo in diretta per fare un punto nonta i primi elementi. Valorizzare i frutti con si buono ande con lo scopo di un'usina che ha aperto oggi a Moriani di aprima di su tipo in Corsica saranno fatti litri di zucchio rivenduti a buon patto 7 milioni di rombestiti un bel per l'economia di Avigliera ma di no per l'ambiente. C'è dunque stato un assassinato stavenedì dopo mezzogiorno in Agitadera di Guastiglia in due nobi ritroviamo in diretta a Gendre Marchiani con Guillaume Leonetti. Buonasera Gendre. Si vede da Redaboi e Vurzibulizza, quali sono i primi elementi? Sentite Frédéric che la situazione è per essere più calma che ancora dopo mezz'ora che gli abitanti del quartiere si sono rincasati per la maggior parte che una parte dei polizieri che erano numerosi assai hanno cominciato a muoversi anche lì. Per ciò che tocca ai vatti erano 5 ore e mezzo di dopo mezz'ora a poco presto quando si è sentito 2 o 3 tiri di pistola secondo dei testimoni presenti qui in corre del quartiere di Agitadera in Bastia. 2 uomini con la faccia piattata e armati sono stati visti dopo in traccia ai fuggi a piedi, si era dunque a una malfatta preparata. L'ultima informazione cascata stasera, poco va di l'identità di una vittima che è stata confermata da Brigura di Guastiglia, di Davide Costa Dolesi, 42 anni, e conosciuto dai servizi di polizia, che è stato piato in mira vicino a un caffè di un quartiere. Stasera un'inchiesta di aperta a Brigura di Guastiglia per assassinato in band organizzato, a giurisdizione interregionale specializzata in Marsiglia, che d'abitudine abbiamo in carica di gartulare di gran banditismo è stata tenuta a capo di l'affare. Gendre, dunque, in diretta per questo punto in cui Guillaume Leonetti da Redo a Gamera. Mentre che la principia stagione di Clementine è dovuto da essere meglio valorizzato, sarà il caso di noi per il limone, l'arancio o il bomelo, sino a 30% di erano dittati oggi, oramai un'usina ribia l'agrumi con si buiano bande per cacciarne uso zuccio, un bel per l'economia di Avigliera, ma di noi per il rispetto dell'ambiente. Pierrick Nannini e Guillaume Leonetti. Troppo giughe, troppo maio o anche d'occhio, un corrispondente non mica so che l'aspettano i consumatori. Non su dittate, se clementine non essere oramai infine valorizzate. Dopo essere state sfogliate, lavate, poi scelte, ferma un'ultima tappa più importante, l'estrazione. L'extraction se fait en deux phases, une pour l'huile essentielle et une pour le jus. Donc, une fois que l'extraction est faite, le jus arrive ici. Jus brut, c'est-à-dire le jus et la pulpe. Aux outils clementine oggi e domani di bomelo, limone o co arancio. Stusina e abrima i gorsi ga pruge e savegliando ad antabramada, perché essa più di 2600 metri quadrati di lugale con macchine noe noe, ma non su isbucca, su progetto è stato voluto un travaglio. Si mo avine di tutta una filosofia di l'agrumo in Corsica ha cominciato con la qualità, l'IGP di Corsica, ha continuato con gli investimenti di produttori quando va a sparire l'intermediario, come si dice in francese, i grossisti per vendere direttamente a rende distribuzione per avere digerato un intermediario in meno. E oggi si continua di questa fare che ha digerato tre filosofie complementari. Fate fine, costo il suo progetto 7 milioni di euro, fra uguale 2,7 di soldi pubblichi. Costosina di un arnese importantissimo per la valorizzazione completa di l'agrumi, che oggi è bardita di clementine pomeloso di 10 a 30%. Presente oggi numerosi per l'inaugurazione, i 70 produttori di aggruppamento erano felici assai. C'era un lavoro, ero obbligato comunque a cacciare di l'arbre, a cogliere. E dunque ci faccio con un lavoro e con era mica valorizzata, era obbligata a dietare i frutti e oggi ce la permette già di avere una valorizzazione e poi di consumare i frutti che erano buoni. Custarnese, un scopo, pruge, 1 milione di litri di sfarenti agrumi insieme per la prima nada e 3 di noi clienti sono aspettate e prime vegliande per erano brossi.
Il suggia l'esta mossa di AZGT e Forza Ouvrière in Ayaccio per di vendere o poter ricomprare di ridiradi. L'intrasindicale appronta una manifestazione il 24 ottobre in Ayaccio per domandare una rivalorizzazione di pensione verso a 10% in Corsica e conseguenze dell'inflazione sono cubeglio che in continente. Storyboardo di Marc-Antoine Renucci e Stefano Poli. L'intersindicale CGT-FO denuncia la situazione dei ritirati isolani. Riuniti in Ayaccio, i due sindicati vogliono un costato ma provano di no di proponere certe soluzioni. A prima, a livello nazionale, sarebbe ad aumentare subito di 10% i ritirati e pensioni, di maniera a far fronte all'inflazione importante di questi pochi mesi. Il governo ha dato 5,20% al primo gennaio 2024. L'inflazione adesso è di più importante a questo momento qui e mi perde assai per rapporto al potere di comprare. Dunque, domandiamo 10% immediatamente e poi pago, siccome la situazione è differente, apposta che i paghi sono più bassi che in altro, apposta che la vita è più cara che in altro. La seconda domanda, ognuno locale, è allargata prima di isolanità ai ritirati. Secondo l'INSEE, a Corsica e a regione in due gruppi di persone anziane sono i più poveri. 25% campano sotto il soglio di povertà contro 18% per la media nazionale. D'altronde, dopo 69 anni, la situazione impigliorisce la maggior parte del tempo. Infine, l'inflazione sarà 10% più importante in Corsica che in continente. On est sur une génération, en tout cas la mienne, aujourd'hui, on sait, autour de nous, tout ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une génération qui est en train d'aider et à la fois les parents et à la fois les enfants. Et ça, je crois qu'on est en alerte de partout. On l'entend au niveau de tout l'ensemble des associations caritatives, que ce soit le Resto du Cœur, le Secours Populaire, tout ça. Les gens aujourd'hui dénoncent effectivement cette augmentation de demande de plus de 20%. L'intersindicale chiama un adunito in sostegno ai ritirati, il 24 ottobre in Ayaccio. E poi sempre al lato sociale, la coordinazione interassociativa di lotta contro l'esclusione ha organizzato un colloquio in Ayaccio per proporre soluzioni concrete contro la povertà. L'occasione è di coordinare i mesi di sfarenti associati al terreno. A Corsica, secondo l'insedia, urgione il più povero di Avrancia. Principia la campagna di vaccinazione contro la grippe, vaccino di gratis per più di 65 anni. Si sono vasti vaccini in dei gentri, in dei scani medicali, ma di non delle farmacie. Storyboard di Stefano Poli, Solange Graziani e Christian Giuliano. In questa farmacia di un centro Gida, i vaccini sono giunti due settimane fa. Sul provvisionale sa di già che uso stocco ad aperte presto presto. On fait des estimations par rapport aux années précédentes. Il y en a 150, en tout et pour tout, un petit peu plus. I pazienti à l'immunità debole come persone asmatiche o diabetiche e l'anziani sono prioritari. Riceveranno una diamma dall'assicurance maladie. Alors, à partir de 65 ans, tout le monde reçoit son papier d'éligibilité pour la prise en charge 100% par la sécurité sociale du vaccin grippe. On ne prend pas rendez-vous pour le vaccin grippe, on peut venir et se faire vacciner quand on le souhaite. Si vaccini bono essere fatti lui dagli infermieri e ben inteso dagli autori, che tengono a raminta che la grippe fa circa 9000 morti all'anno. De trop nombreuses personnes transitent encore par les services de réanimation et de trop nombreuses personnes décèdent encore à cause de la grippe aujourd'hui. Ma non c'è la scoda sino di Covid. C'è la possibilità di fare i vaccini o gli stessi giorni. Il n'y a pas de dangerosité. À une époque, on demandait de respecter un certain délai entre les vaccins. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul et quant aux interactions des deux vaccins, on peut les faire en même temps. In Corsica Subrana, solo il centro di vaccinazione di Ameria e Bastia è aperto. Per la guadagnata all'isola, il livello di incidenza e la grippe è debole assai. Talmente vuole che l'Agenzia regionale di salute un appello ha pubblicato di un cifro in Corsica per un casca malati e raccomandato di rispettare i gesti di protezione. Annuncio di gompia bulletin volante all'informazione di su dopo mezz'ora baladi l'assassinato di un uomo in Bastia, Davide Costa Dolesi, 48 anni. I primi elementi parlano di due uomini mascherati e di tre colpi di fuoco intesi.
E coupé su punto, ci troviamo domani a mezzogiorno e 25 minuti per Corsica Prima. Buonasera a tutti.